Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'Opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu? Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne abbassano più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e hitleriani, sono i tecnocrati italiani. Buonasera. Oggi parliamo con uno dei candidati a sindaco della città di Mazara del Vallo e che è Pino Siracusa. Pino Siracusa fa parte del nuovo centrodestra, ovvero di quell'ala che si è staccata da Forza Italia e che è capitanata da Angelino Alfano. Voi sapete benissimo delle diatribe che ci sono state in questo periodo, soprattutto perché si è votato già in una regione che è la regione Sardegna, dove Forza Italia ha perso e ha vinto il candidato del centrosinistra, e non sono mancate le parole che sono volate alte tra Silvio Berlusconi, che ha tuonato da quei microfoni contro Angelino Alfano, dichiarandolo una persona che lo ha tradito, perché è stato, secondo appunto i fatti, oltre che secondo Silvio Berlusconi, una persona che politicamente ha raggiunto i massimi traguardi a un'età diciamo giovane, insomma già a 38 anni e era ministro e otteneva tutti gli altri riconoscimenti. Beh, se vediamo insomma che Piccolo o è anche Renzi e in questo momento grazie a se stesso però va detto alle sue capacità è riuscito a diventare e starà per diventare il primo ministro, quindi il capo del governo in Italia, insomma voglio dire la quota delle persone giovani sta abbassando. È chiaro che Angelino Alfano la sua carriera l'ha fatta nel partito di Silvio Berlusconi e magari Silvio Berlusconi che ha dato molto a molti dei suoi non si aspettava questo cambiamento e lui si è difeso rispondendo che con Berlusconi stanno soltanto gli utili idioti. E come capite bene c'è qualcuno anche tra i giornalisti che ha risposto vabbè insomma uno tra tanti sei proprio tu. Ora io non voglio fare nessun tipo di presa di posizione, mi sono limitata a riportare i fatti di cronaca di questi giorni e chiedo al candidato quindi del nuovo centrodestra, che qualcuno dice anche questo NDR come sembra bruttissimo insomma come vostra sigla, diciamo che alla fine poi spesso vengono messe le sigle e la sigla non appare molto carina. Tra l'altro poi vorrei che mi rispondesse durante le domande al fatto che per Forza Italia intendono candidarsi due soggetti. Uno è il candidato sindaco uscente Nicola Cristaldi, onorevole Nicola Cristaldi, che dice andrò con le bandiere di Forza Italia e comunque vincerò grazie alla mia capacità, ai miei programmi, a quello che ho fatto, a quello che ho dimostrato nel territorio. L'altro invece è Toni Scilla, che è convinto invece di stare lui con Forza Italia. Si è creato comunque all'interno del centrodestra una spaccatura forte che chiaramente ha favorito il centrosinistra, tant'è vero che al governo, anche senza le elezioni, c'è stato prima Letta e adesso ci sarà appunto Renzi. Che cosa sta accadendo? Intanto buonasera e grazie dell'invito. È chiaro che la sua premessa è un riportare i fatti e poi è chiaro che ognuno magari si fa un'opinione a secondo di quello che sui fatti stessi va meditando. Però io vorrei fare una considerazione preliminare. Devo dire
che ho apprezzato molto il discorso fatto domenica a Roma da Angelino Alfano, che esce fuori da questo appiattimento. Devo dire preliminarmente che cosa? Che la scissione nasce da una frattura che c'è stata con soprattutto con le persone, nel senso che con le persone inizialmente, all'interno del partito o all'esterno? Certo, all'interno del partito. È chiaro che si parte più o meno un anno fa, se ricordiamo bene tutti, dove dalle urne uscì una situazione veramente pesante, grave, non c'era nemmeno soluzione né per fare il Presidente della Repubblica né per fare un governo e così via, perché questa legge elettorale, se ricordiamo bene, grazie al premio di maggioranza ha dato un numero consistente di parlamentari al centrosinistra che per 120.000 voti, quindi dico niente, ha avuto più della coalizione centrodestra, ma al Senato, siccome un sistema elettorale, c'era un sistema elettorale diverso, non aveva la maggioranza e quindi c'era uno stallo totale. Se non che dopo un paio di mesi Berlusconi convince come leader del centrodestra di andare a fare un governo di scopo o quantomeno di salute pubblica, perché c'era un impasse istituzionale che era insuperabile, con mal di pancia da parte di persone del centrodestra o anche parlamentari che dice non possiamo assolutamente andare a fare un governo con il centrosinistra, anche perché la gente non avrebbe capito. Per il bene del paese si dà un assetto istituzionale all'Italia, da lì viene fuori anche che si può fare un capo dello Stato, perché ricordiamoci bene, alcuni nomi del Presidente della Repubblica sono stati silurati dallo stesso centrosinistra, vedi Prodi, vedi Marini, insomma, persone che potevano trovare qualcosa. Dopodiché nasce questo governo a fine aprile, se ricordo bene, e inizia a navigare in acque sempre turbolente. Ricordiamoci il problema dell'IMU della prima casa che ha portato via 3 o 4 mesi di discussione. Arrivato a un certo punto succede che viene la Cassazione e condanna definitivamente Berlusconi. E lì chiaramente si apre uno scenario. Lo scenario qual è? Lo scenario è che poi di lì a poco, per questa condanna e poi per il discorso della decadenza di Berlusconi da senatore, bisognava che il governo cadesse. Allora io torno indietro di qualche mese, la gente penso che non avrebbe capito se questa sfiducia al governo era un problema di personale o un problema effettivamente di un governo che non aveva lavorato bene. E allora, delle due lune, Angelino Alfano è stato segretario nazionale, però devo dire, fare un discorso da questo punto di vista, e mi leggo al convegno degli amministratori degli enti locali che erano a Roma. Angelino Alfano entra in politica e poi diventa deputato regionale, quindi col sistema delle preferenze, non ha iniziato essendo nominato, per così dire, come tanti dicono oggi che lascia perché era nominato, perché è stato creato da Berlusconi. Era un enfant prodigio della politica e poi ha avuto il suo clou con la nomina proprio di Berlusconi, con mal di pancia chiaramente di altre componenti del partito. E allora, arrivato a un certo punto, dicevo delle due l'una, e allora se uno yes man, nel senso che tutto quello che dice il leader deve essere obbligatoriamente, senza controbatterlo, condiviso anche contro gli stessi valori e le stesse espressioni di pensiero, perché devo dire anche che nel nuovo centrodestra ci sono personaggi che hanno seguito questa linea di rottura, chiamano così, o di scelta diversa, ma potremmo anche dire, io la penso in questo modo, di responsabilità per dare una continuità di governo al Paese in una situazione di recessione da cui non riusciamo assolutamente ad uscire. Prova ne è che gli standard, quantomeno la crescita dei Paesi a noi vicini,
e a livello europeo e anche a livello internazionale. Gli stessi Stati Uniti d'America che sono usciti dalla crisi hanno un prodotto interno lordo con il segno, una crescita con il segno positivo, noi soli col segno negativo, quindi in questo frambusto l'azione, a mio modo di vedere, di responsabilità e non di tradimento. Da allora poi succede un fatto che esce fuori da un congresso del PD, o un eterno congresso del PD, perché insomma ne ha fatti diversi negli ultimi anni, esce fuori Renzi, il quale a tutto quello che ha detto ha fatto completamente l'opposto. Cioè, lui non doveva mai andare al governo e dare fiducia a Letta, però poi magari i suoi collaboratori dicevano che era un governo che non aveva fatto nulla, oppure lui diceva che doveva passare per elezioni. Insomma, la faccio breve, la gente sa quello che succede. E allora, arrivato a un certo punto, la moderazione del nuovo centrodestra di Angelino Alfano viene fuori al punto tale che Berlusconi a Cagliari dice che nel nuovo centrodestra ci sono utili idioti. Questa è un po' la sintesi. È chiaro che a tutto c'è un limite, nel senso che no, per prendere una via diversa, e ognuno di noi può essere convinto delle buone ragioni, non per forza bisogna pensarla in questo modo. Sì, succede, ma è necessario rispondere quando qualcuno ci accusa di qualcosa che non ci riguarda, e quando questo qualcuno non lo consideriamo più, vale la pena rispondergli, oppure è meglio far finta di niente e non aprire un dibattito insensato, insignificante, inutile, quando poi i problemi appunto sono altri? Beh, insignificante e inutile però è sempre un fatto che la gente non capisce, perché io ho avuto modo di parlare la sera prima con Angelino Alfano rappresentando un po' quello che raccolgo tra la gente, perché la gente sino a ieri era convinta che vabbè, tanto vista questo feeling che c'è, visto questo distacco che non c'è e così via, probabilmente dico fanno il gioco delle parti. Invece hanno dimostrato che così non è. C'è una profonda spaccatura nel modo di intendere la cosa pubblica oggi tra il nuovo centrodestra e Forza Italia, che è sotto gli occhi di tutti, e bisogna dirlo anche con parole forti. E quindi non sino all'infinito. Ma come mai che ci sono voluti 20 anni per capirlo? Beh, non è che si tratta che ci sono voluti 20 anni per capirlo. È chiaro che in 20 anni i risultati sono gli occhi di tutti. Diciamo che in 20 anni ci sono stati metà di governi di centrosinistra, metà di governo di centrodestra. No, ma io intendo dire all'interno del partito. Perché uno ci impiega 20 anni per capire che quella persona, leader di quel partito, non è consono a portare avanti le tue idee, i tuoi progetti, i tuoi valori, le tue speranze e tutto quello che tu vuoi mettere in politica? Voglio dire, è chiaro che agli occhi dei più appare come qualcosa di strumentale, perché magari hai ottenuto un certo risultato, un certo traguardo, e quindi ti puoi staccare, un po' come il bambino che quando è piccolino ha bisogno della mano della mamma o del papà o di chi gli sta vicino per cominciare a muovere i primi passi, poi piano piano comincia a camminare da solo, poi appena capisce che può correre abbandona mamma e papà e comincia a correre da solo verso l'ignoto, verso la sua vita, verso il suo futuro. Quindi viene interpretato più così che come un reale distacco, perché non si sono condivisi i progetti e le idealità. Beh, non è il discorso di 20 anni o di quello, perché qualcosa è successo. Perché nel momento in cui Silvio Berlusconi nell'aprile del 2013 prospetta per uscire dall'impasse un governo di salute pubblica, chiamiamolo così, è lo statista che lo dice, perché in una situazione, in un pantano che si era creato, Berlusconi dice va bene, governo centrodestra, centrosinistra, con alla guida il centrosinistra
che aveva avuto qualche voto in più alle elezioni, mi pare che si sia da considerare lo statista. Ma nel momento in cui non si riesce a spiegare per quale motivo, dopo qualche mese, e diciamo che nella programmazione che si era dato, che aveva dato il centrodestra a questo governo, che era l'IMU prima casa, quantomeno un abbattimento dell'IMU prima casa, aveva mantenuto gli impegni anche sulla proroga dell'IVA del 22%, attenzione, che poi andare a cambiare un bilancio dello Stato non è una cosa di poco conto, perché parliamo noi di entrate che non vengono fatte per miliardi di euro e quindi bisogna trovare le coperture finanziarie, non è una cosa di poco conto. E quindi aveva dato impegno a quello che si era programmato. A questo punto, torno nuovamente indietro, la gente avrebbe capito se il governo che veniva sfiduciato era per un fatto personale di Berlusconi o era per un fatto puramente politico? Io penso che avrebbero detto tutti, e dicevano così, che era soltanto per un fatto personale di Silvio Berlusconi. E allora a questo punto cosa diciamo noi? Tu mi porti a fare un governo col centro-sinistra, tu mi designi leader di questo Popolo della Libertà, Forza Italia, poi scatta un meccanismo che per i motivi che ha avuto Silvio Berlusconi, con una schiera di persone, ecco il fatto personale, perché non c'era chiaramente nessuna assonanza e nessuna condivisione tra i vari, chiamiamo così, se ricordiamo bene, adesso non se ne parla più, però è storia recente, no? I falchi, le colombe, insomma, tutti questi animali che erano usciti fuori, no? Che non avevano chiaramente lo stesso modo di intendere le cose della parte che poi fuoriuscì con il nuovo centrodestra e con Angelo Alfano, dove, ripeto a dire, la storia va vista, ma anche con quello che succede, non possiamo saltare noi. Ma un quanto mese, pesante giorni. Il fatto che Silvio Berlusconi sia stato condannato e che quindi in qualche modo sia stato sfiduciato anche in politica dalla condanna stessa? Ma quanto ha pesato nel modo tale che, se ricordiamo, Berlusconi aveva sfiduciato il governo, poi a un tratto dà la fiducia al governo, un fatto proprio emblematico di quello che è successo. Quindi quanto ha pesato è stato questo, perché se io non posso andare dietro al mio leader e poi dice buttiamoci tutti dal settimo piano di un palazzo e io ci vado dietro senza alcuna motivazione valida o plausibile che riusciamo a spiegare alla gente. Ecco, questo in sintesi è successo. Va bene, intanto io ricordo che appunto il loro movimento si scrive NCD, perché non mi veniva. Beh, poi devo dire anche... Magari... Io ho detto che insomma sembra attivato questo NCD, io ho detto NBR perché veramente ne sono abituata dire... a dire nota della redazione, non mi veniva, ho detto la prima cosa a cui sono abituata. Comunque, devo dire NCD. Anche che il simbolo che presenteremo noi alle elezioni europee e amministrative, insomma, è un simbolo carino, diciamo, quello che è stato fatto è un simbolo un po' così alla tedesca, no? di sigla di partito, ma anche come colorazione. Allora, il nuovo centrodestra che lei rappresenta come candidata a sindaco, che intende fare per la città di Mazara? Ma io devo dire, volevo scindere un po' quello che era il fatto politico dal fatto amministrativo. Cosa intende fare per Mazara? Intende mettere sul campo persone e idee che vogliono dare di proprio a questa città, perché è chiaro che sotto gli occhi di tutti, e anche, non voglio dire che ho una deformazione professionale dei numeri, però facevo una considerazione. Nell'ultimo censimento Istat a Mazara ci sono circa 50.000 abitanti, adesso non ricordo il numero preciso. 10 anni prima, che il precedente censimento, erano uguali, forse qualcuno in più o qualcuno in meno, ma comunque uguali. Considerando anche che Mazara è una città che è aperta all'immigrazione, soprattutto dei paesi nordafricani, diciamo che è cresciuta o ha mantenuto inalterati i residenti solo e esclusivamente perché ci sono stati questi immigrati che sono venuti a abitare a Mazara.
Quando non cresce una città anche a livello di popolazione, significa che è una città che stagna o addirittura regredisce. E allora vogliamo dare il nostro contributo di idee, di valori e anche un contributo di riuscire a interpretare quello che è il nuovo modo di amministrare, che è diverso totalmente da come si usava fare sino a 20 anni o 15 anni fa, anche perché bisogna, in base a quello che succede, in base allo stato delle cose in cui versa un territorio, riuscire a dare quelle opportunità e creare le opportunità nel modo giusto, ma soprattutto avendo una credibilità agli occhi della gente di poter fare un percorso e quindi dare una risposta, una speranza che poi si deve tramutare in certezza ai giovani. Quindi ci poniamo in questo modo, con gli ideali di quelli che sono dell'area moderata, con gli ideali di quelli che sono dell'area diciamo più numerosa di quello che è la gente, ma nella considerazione di poter lavorare, ma poter lavorare in sintonia anche con tutte le parti sociali, ma anche con le altre parti politiche della città. Quindi è questa la base di partenza che noi dobbiamo, su cui noi dobbiamo puntare. È chiaro che oggi la conoscenza delle peculiarità, la conoscenza dei fatti e anche la conoscenza di quello che è la macchina amministrativa, credo che sia il punto di partenza, che è importantissimo, perché dobbiamo sapere da che cosa partiamo, dobbiamo conoscere a fondo quali sono i problemi e le vere esigenze della gente. Solo così possiamo iniziare a dare delle risposte concrete. E noi non siamo abituati a dire alla gente di sognare o di pensare o le vane promesse. Io penso di avere maturato quell'esperienza da un punto di vista tecnico amministrativo, di andare a stilare un programma dicendo alla gente: noi faremo certamente questo perché abbiamo questo tipo di risorse, perché possiamo fare questo, e poi mettere accanto tutto quello che è la programmazione per lo sviluppo della città. Ecco, da questo dobbiamo partire noi. Per partire da questo, ovviamente, bisogna conoscere, perché se noi iniziamo a dire le frottole più immaginabili di questo mondo, perché chissà cosa dobbiamo fare, e poi alla fine non riusciamo a dire alla gente come vogliamo fare. C'è qualcuno che in questa campagna elettorale sta dicendo queste che lei chiama frottole? Ma veda, io dico questo, io non parlo mai assolutamente degli altri, perché l'opinione che ho degli altri la tengo per me. E spero tanto invece che la gente valuti sia le persone che la storia, che anche il modo di fare è quello che è realizzabile, è quello che dovrebbe essere poi la prospettiva futura della gente. Chi vuole fare un tipo di campagna elettorale legato a tutto quello che vuole, anche a promesse, non promesse, è un problema loro. Io voglio dire alla gente e voglio illustrare alla gente qual è il mio progetto e qual è il mio programma, ma nei minimi dettagli, andando a dire: queste saranno le opere infrastrutturali che noi vogliamo, e di queste possiamo fare certamente, le altre potremmo andare incontro a farle. E di occuparsi dei problemi. Io vedo una cosa strana, ho sentito magari alcune cose, che la cosa strana è che a Mazzara la campagna elettorale è partita 2 anni fa, 3 anni fa, non so quanto tempo. Una campagna elettorale che dura tanto tempo non è facile. Per esempio, non sento più parlare dell'ospedale di Mazzara, nessuno ne parla più. Perché? Qual è il motivo? Io posso dire soltanto che l'altro giorno, sabato e domenica, c'era il ministro della sanità, che penso sarà riconfermato, Lorenzin, e devo dire che ho chiesto un'attenzione particolare all'ospedale di Mazzara, perché sul tavolo del ministero era arrivato per un decreto sulla spending review, perché ho comunicato per esempio i dati su Mazzara, che sappiamo che da 2 anni l'ospedale è chiuso, che ci sono solo 18 posti letto, che poi sono legati a quelli
Quindi a questo punto, come spending review, andava chiuso. Ed era pronto la lista che avevano mandato sugli ospedali da chiudere in tutta Italia, anche in Sicilia. C'era anche l'ospedale di Mazara. Quindi voglio dire, ma nessuno parla dell'ospedale di Mazara. Cosa farà? Non so, ecco, questo io spero che sia il dibattito di quello che si vuole portare avanti, cioè dei problemi concreti della città. E poi ancora, spero tanto, che la gente disgustata da quello che succede, sono disgustato io, figuriamoci quelli che magari non come me non sono vicini alla politica, perché vediamo e assistiamo cambiamenti nello scenario politico che vanno da una parte o dall'altra. Io devo dire, alla gente posso dire, sono stato sempre allo stesso posto. E lei mi potrà dire adesso, sì, ma lei era con Berlusconi, adesso non è più con Berlusconi. No, io invece le dico, stare sempre allo stesso posto non è sempre detto che sia positivo, perché se quel posto non è idoneo a noi, non è positivo, o le cose cambiano. Io intendo stare allo stesso posto, io parlo in generale nel modo di ideologico di affrontare la politica, perché sì. Io facciamo una considerazione, io non sono un uomo di sinistra e non sono un uomo di estrema destra, sono stato sempre collegato da questa parte ideologicamente e sempre lì sono. Per lei che significa essere un uomo di sinistra? No, perché io sento sempre dire. Ah, non lo so questo, non sinceramente. Sono un uomo di sinistra. Oggi sinceramente non, da cittadino non riesco più a capirlo che cosa significa, perché assistiamo per esempio a tanta gente che dall'estrema destra d'Amblè va a finire all'estrema sinistra senza magari passare per il centro, oppure si sposta in un modo tale che non si riesce a capire più dov'è. È chiaro che o questa persona è confusa o lo è sempre stata, o magari il motivo per cui cambia da un posto all'altro, da un ideale all'altro, non è una questione di ideale, probabilmente è una questione di convenienza. Poi, oppure probabilmente una questione di progetti e di programmi, visto che oggi non esiste più la sinistra per come noi la concepiamo, la destra per come noi l'abbiamo concepita negli anni che sono passati, di quando ad esempio ero bambina e ricordo che c'erano dei grandi uomini politici come può essere Malagodi, Almirante, Berlinguer, che proprio Berlinguer ha detto, gli chiesero se voleva diventare insomma capo del governo, rispose no, sono tanti impegni già a fare il segretario politico, immaginate se posso fare questo. Oggi invece tutto questo chiaramente non ha più valore, però dico, questo tipo di persone hanno dato alla politica tanto, perché comunque avevano una grande cultura non solo personale, che è già un bagaglio non indifferente, ma avevano una grande cultura della polis, avevano la cultura della cittadinanza, la cultura del vivere comune, della voglia di partecipare, di esserci, di riconoscere qualcosa, e avevano anche un'identità precisa, quella identità che oggi non c'è più, e non, insomma, spesso non capita che ci sia, e quindi è chiaro che poi uno può stare una volta a destra, una volta a sinistra, una volta al centro, una volta qua, una volta là. Io credo che comunque chi dentro di sé ha una idealità, come lei ha detto, in fondo io mi sento un uomo del centro fondamentalmente, insomma, non mi sento né spostata troppo a destra né troppo a sinistra, alla fine questo emerge, perché io pure ho delle mie idee che bene o male alla fine emergono, posso sostenere un candidato di destra con un candidato di sinistra, perché magari in una competizione diciamo locale può contare più la persona, ma di fatto la caratteristica interna dei tuoi valori emergono in ciò che scrivi, in ciò che fai, in ciò che dici, in ciò che pensi, in come ti muovi, no? E beh, certo, questo sì, diciamo che una ideologia è chiaro che a livello di politica nazionale o internazionale che sia viene espressa a seconda di quella che è anche la propria formazione o la propria cultura. A livello amministrativo è chiaro che tutti i programmi avranno tutto lo stesso indirizzo, perché la città di Mazara è quella che è. Ma come ci si deve arrivare? Ma come ci si deve arrivare è un discorso diverso. Io, è chiaro che magari uno può propendere di più
per l'aspetto sociale, per la famiglia e così via, però in una politica ristretta che è quella territoriale. A livello nazionale è un discorso ben diverso. A livello nazionale ci può essere la diatriba se dobbiamo difendere di più o prioritariamente, voglio dire, prioritariamente magari è la parola giusta, la famiglia, il nucleo familiare, la piccola e media impresa, piuttosto che la grande impresa o diciamo contesti diversi, sempre che operano nel sociale. Ecco, da questo punto di vista a livello nazionale. Però a livello nazionale di fatto non hanno né aiutato le famiglie, anzi gli hanno creato non pochi problemi. Infatti una delle cose che state mettendo nella vostra agenda in campo nazionale, quello che dice Angelino Alfano, è proprio quello di rivedere anche il discorso di questo tipo di politiche anche sul piano della finanza e di come noi dovremmo pagare le tasse, per esempio, perché la pressione fiscale arrivata a questi livelli ha fatto sì che non solo la famiglia non è stata garantita, anzi le famiglie sono state impoverite sono state le imprese, la gente si è uccisa e gli altri si sono rimasti a guardare mentre i politici continuavano a litigare tra di loro più o meno di un posto, di un altro posto. Insomma, lo spettacolo non è stato affatto piacevole. Ma assolutamente no. Ecco, per esempio lì c'è un discorso ideologico ben diverso, no? Quando andiamo sulle ideologie, se lei chiede a me la funzione dei sindacati, rispondo che i sindacati non sono stati un bene per l'Italia, ma una palla a piede, perché voglio dire, per esempio, mi faccio un esempio. Il sindacalista, il sindacato è quello che difende il lavoratore dipendente, o quantomeno la conflittualità che c'è tra il datore di lavoro e il dipendente. Però non è neanche vero che sono stati così, perché i sindacati negli ultimi anni... È una mia idea. No, però dico, vediamo di confrontarle. I sindacati negli ultimi anni si sono anche divisi tra di loro. Tant'è vero che c'è stata la politica del sindacato CGL che ad oltranza ha difeso, che poi non so con quanti guadagni, perché poi alla fine quando si fa troppo ostruzionismo si va a, così dice, a corpo a corpo, insomma, più che fare del bene si riesce a fare del male. Però dico, la politica della CGL è stata in un modo, mentre la politica della CISL come quella della UIL è stata diversa. Diciamo che la CISL ha condannato spesso alcune cose, ha sostenuto anche l'articolo 18 e in dei momenti, però non è stata muro contro muro, ha tentato di trovare dei punti di incontro, quindi c'è anche nel sindacato un modo diverso di approcciarsi alle imprese, questo, e alla politica. Questo, no, perché lei ha detto il sindacato, la no, io dico come diciamo così, fatto proprio essenziale, no? Il sindacato fa parte della Costituzione e sì, rientra nella Costituzione come compito. Perfetto. Però chi si pone a difesa della parte del dipendente o del lavoratore non credo possa andare a fare il ministro delle finanze. Non credo che possa andare a fare il capo di un partito, perché contemporaneamente... Beh, non lo può fare nemmeno chi fa il finanziere, però, mi scusi, perché chiaramente in quel caso, allora, se lei mi fa questo discorso è come se mi stesse dicendo chi difende a spada tratta una determinata categoria o corporazione e non può rivestire determinati ruoli, ma vale sia per l'uno che per l'altro se dobbiamo fare questo discorso, perché entrambi... E sono, come si dice, oggettivamente interessati, chi ha per una cosa e chi per un'altra. E allora noi dovremmo mettere persone che riescono ad essere non soggettivamente interessate, ma oggettivamente interessate alla riuscita. La parola magica è sempre quella, no? Che non abbia interessenze personali o interessi personali, no? Però io credo che uno si pesta e si spoglia anche di certe cose a seconda del ruolo che fa, perché sì, voglio dire, è come uno che fa il magistrato, che fa? Mentre fa il magistrato si spoglia di quelle che possono essere i suoi valori, le sue ideologie, le sue idee, i suoi pensieri personali e cerca, almeno io me lo auguro sempre, di applicare il codice con la diligenza di uno che fa il super partes, insomma, no? Beh, questo sta anche nella persona. Io dico sempre, una persona per bene è una persona per bene qualsiasi ruolo occupa nella società. Una persona che non è una persona per bene, chiaro, in qualsiasi ruolo non sarà una persona per bene.
Ecco, già così. non è che io dico, però voglio dire, il discorso dell'ideologia politica che sta a monte, ma su un discorso macropolitico per così dire, o anche macroeconomico, in un respiro nazionale si può andare a discutere, in un respiro amministrativo è chiaro che l'obiettivo principale, o quantomeno la radice principale, è quella che è legata allo sviluppo di un territorio. Però la radice principale è la stessa, in maniera minore, però voglio dire, se noi per esempio in un territorio non creiamo le condizioni che ci siano gli asili nido, per esempio, è normale che poi c'è la difficoltà delle madri lavoratrici di andare a lavorare. È la stessa cosa che dovrebbero creare in campo nazionale, quindi ad esempio già siamo su una cosa simile. Se noi non creiamo le strutture e le infrastrutture, che dovremmo crearle a livello nazionale, ma che anche a livello territoriale servono, perché per esempio penso a tutte queste città del nostro territorio che sono mal collegate tra loro e che quindi un buon servizio le renderebbe collegabili l'una con l'altra, e quindi le persone magari potrebbero avere anche un costo minore, perché io molto spesso vedo persone che sono costrette ad andare a lavorare con la macchina. Avremmo meno macchine in giro, visto che mancano pure i parcheggi, e avremmo la possibilità invece di avere le persone che con un mezzo pubblico si possono spostare in maniera... Non voglio pensare per forza a una metropolitana di superficie, ma quantomeno potremmo creare le condizioni che ci siano degli spostamenti nel breve, insomma, chilometraggio, che si possano fare con i mezzi pubblici. Però sa qual è la vera realtà, no? Io sino a giugno scorso sono stato in consiglio provinciale e ho portato avanti alcune cose, no? Nascendo dal primo il discorso delle province sì, province no, però c'era un fatto fondamentale che a me stava molto a cuore, come tanti altri, che per esempio, avendo io, essendo nel mondo della scuola, sapendo quali lei sono... Cosa fa? Io sono dottore commercialista e insegno anche per la mia aziendale. Dicevo, avendo anche ex alunni all'Università di Trapani, di cui tanti fanno enormi sacrifici, che sono quelli di prendere magari il treno la mattina, andare a Trapani, mangiare un panino e poi tornare, perché magari non si possono permettere una casa in affitto o quant'altro, perché la realtà nostra... E pensiamo a tutti quelli che sono costretti ad andare all'università fuori, e soprattutto sa quanto pesa alle famiglie, che rabbia che fa. Lo dica a me, io ho due figli all'università. E no, pure io. Dico, pensi quanto pesa, eppure le ferrovie dello Stato dovevano abolire questa tratta da Castelvetrano a Trapani, credo che abbiano anche cambiato gli orari, hanno ridotto le tratte e così via. Quindi noi parliamo... Perché non è neanche molto però usata. Ma non è vero, assolutamente no. Ci sono degli orari. Va razionalizzata, è chiaro che va razionalizzata. Se la domenica o il sabato non viaggia nessuno, non è inutile tenere. Ma se ci sono dei pendolari che vanno da Castelvetrano a Trapani e degli studenti, noi non possiamo cambiare l'orario o andare a togliere la tratta. Ecco, voglio dire, ecco, noi parliamo attualmente, lei mi parla di metropolitana superficie, che è un sogno, anche se c'è un progetto, sì, in provincia, progetto che è stato fatto. Però è rimasto progetto. Dico, anche se c'è un progetto, però contemporaneamente a momenti dimezzano gli spostamenti che ci sono in treno, e chiaramente magari quelli pendolari non possono prendere la macchina per tanti problemi, hanno un ultimo, quello economico, per spostarsi da Mazara a Trapani o da Mazara a Marsala. Quindi voglio dire, da questo punto di vista noi dobbiamo andare a conoscere effettivamente le vere problematiche quali sono. Non conoscendo le vere problematiche non possiamo parlare assolutamente di nulla. L'esempio che faccio io a volte su quello di conoscere quanto è estesa la rete idrica di Mazara, per esempio. Mazara potrebbe servire 300.000 abitanti per il chilometro di rete idrica che ha, perché è una peculiarità che si espande a macchia di leopardo, e consideriamo a questo punto qual è la vetustà. Risultato: nel 2014 ci sono delle zone al centro, fuori dal centro storico e così via, che non tutti i giorni hanno l'erogazione dell'acqua. Nel 2014, ecco, anche questo sembra che non sia un problema, ma è un problema essenziale, e quindi bisogna conoscere effettivamente
qual è la vera problematica, e poi bisogna anche conoscere cosa può fare in tema di sviluppo, di concretezza, di accordi, anche con le proprie risorse, come può rendere efficiente la spesa. Questo bisogna saperlo, perché altrimenti di cosa parliamo? Parliamo assolutamente di nulla. Come faccio io a dire, beh, se io divento sindaco creerò 3.000 posti di lavoro? Come? In che modo? Chi li creerà? Quando sappiamo noi che il comune non può fare assunzioni, che l'ente pubblico non fa assunzioni, anche perché allora bisogna dire il fatto che li crea stando dentro gli enti, ecco, pubblici. Perfetto. E allora, gli enti pubblici dobbiamo togliere, e allora bisogna dire come e in quale modo, perché si creeranno questi posti di lavoro. E allora questo è quello che bisogna dire alla gente. Ma dire semplicemente, se io divento sindaco partiranno 100.000 cantieri per ristrutturazione edilizia, come? Per quale motivo? Cosa faranno? Ecco, questo voglio intendere. Quindi quando io gli dico il discorso, quando io gli voglio dire il discorso dell'ideologia politica, lei parlava adesso di... Ma vabbè, di, ma quello significa... Quello significa essere poco seri, perché uno sta vendendo illusioni. So. No, io non so chi lo questo dice, però detto lei. No, io dico chi lo dovesse dire sta vendendo illusioni, e quindi nel momento in cui vende illusioni, come chiunque vende illusioni in qualsiasi settore della vita, che può essere anche effettivo, è comunque una persona negativa, è comunque una persona non per bene, perché le cose vanno dette con verità, con franchezza, con onestà morale, intellettuale. Però a volte magari c'è il bisogno della gente, che ha bisogno anche di essere presa in giro in questo momento, in questo modo. Io, insomma, io non credo non sono abituato. È facile però dire che voglio essere presa in giro, sì, la scusa a me, sa cosa dicono di me? Che io sono troppo serio. Sai perché? Perché lo dico sì o dico no. È meglio. Penso che sia una cosa positiva, no? Certo. Magari qualcuno, qualche avversario dice, ma questa è una cosa positiva, è che Pino Siracusa è troppo serio. Ma io sono così. O dico sì o dico no, illusioni niente. Quindi voglio dire, quando infatti viviamo in una società di molta gente che dice ni, che è veramente fastidiosa, perché giustamente quel ni che cosa vuol dire? Non ha detto nulla di fatto, e lascia all'altro di, come si dice, di prendere una decisione anche per te, e non è corretto, insomma, così poi tu ti chiami fuori e dici io non c'ero, se c'ero dormivo, così in Sicilia. Beh, per esempio, dicevo poco fa, lei parlava di finanziamenti, no? E, l'altro giorno, parlando con l'onorevole Avia, che lei sa, un europarlamentare, di quello presente in Parlamento, diceva attiviamoci in questo modo, perché il 30% dei finanziamenti comunitari, e lei sa che si discute in questo giorno o in questi ultimi anni che il problema dell'Italia è della burocrazia o della stessa riforma del titolo quinto, che la maggior parte dei finanziamenti passano dalla regione e lì si ferma l'asino, nel senso che passano anni e anni. Immaginiamo un imprenditore che vuole intraprendere un'attività imprenditoriale. L'imprenditore oggi pensa l'idea, in un mese la programma, in due mesi vuole avviarla. Non la può avviare dopo 5 anni, perché è cambiato il mondo, nell'impresa in 5 anni è cambiato. Ebbene, noi non abbiamo per esempio uno sportello che io intendo istituire, uno sportello Europa, che cura direttamente il rapporto o in modo tale da far conoscere ai giovani, agli imprenditori, a chi ne ha voglia, a chi vuole un lavoro, quali sono le provvidenze da un punto di vista comunitario, sono tante, e parliamo tra l'altro di un 30% degli investimenti che direttamente passano dalla comunità europea direttamente all'impresa privata, quindi senza passare dallo Stato, senza passare dalla regione, dal comune, dove lei sa che per avere un'autorizzazione insomma, passano mesi se non addirittura anni. Quindi voglio dire, in modo di fare le cose più semplici, in modo di fare l'impresa, conoscendo le problematiche, secondo me è quello che bisogna dire alla gente, cioè dare un indirizzo delle cose da fare, ma sviluppandole in maniera concreta. Bene, allora noi salutiamo il nostro candidato a sindaco per la città di Mazara, ricordiamo Pino Siracusa, che è candidato con il nuovo centrodestra. Grazie.
ci vediamo presto per una nuova intervista. Grazie a lei. Così ci presenta anche le liste un po' di. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Ora lavorano più in fretta, hanno moltissimi alleati, stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole, i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, sono già sicuri di aver vinto. Anche le maschere maggiori ormai non ne hanno bisogno più, sono già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore, sono bellissimi e italiani, sono i tecnocrati italiani. Ogni giorno con le tue mani prendi tante cose, ma hai mai provato a prendere un'opinione? L'opinione non costa nulla, si legge piacevolmente, ti informa semplicemente. Sull'opinione, politica, cultura, sport, cronaca e opinioni. L'opinione, il giornale della provincia di Trapani, diretto da Piera Pipitone, lo trovi in tutte le edicole. Ogni 15 giorni, la tua città ha un'opinione in più. E tu?